eccoci con Riccardo Rocca, allenatore del Pisa, finalista di questo secondo Memorial. Ugo Silla, allora mister, che semifinale è stata? Mi sembra il punteggio, parli chiaro, nel secondo tempo avete dilagato. Sì, sì, forse il risultato è anche un po' bugiardo, perché insomma, il primo tempo è stato anche un pochino più arrivato, quindi faccio anche i complimenti ai ragazzi a Lucchese. Poi il secondo tempo effettivamente abbiamo fatto subito due gol, quindi la partita è stata un pochino più semplice. Eh sì, due gol di fila che dal primo al terzo minuto. Sì, sì, è andata un po' in discesa, però comunque è stata una partita sicuramente più combattuta di quello che può dire il punteggio. Senti, sei comunque soddisfatto di come la squadra sta andando in questo torneo, che è di preparazione e credo sia anche importante di come preparazione? Sì, sì, al campionato. Il torneo è carino e anche ben organizzato, su un campo bellissimo, quindi fa piacere venire a fare queste partite qui di preparazione al campionato. Veramente noi siamo un campionato molto più impegnativo e difficile, però diciamo che la squadra è al 50% nuova, quindi ci stiamo piano piano assestando, ma sono abbastanza contento anche se ci abbiamo tantissimo da fare. Ecco, però è una squadra che insomma sta rispondendo, ecco, si parlava anche del discorso anche con l'allenatore della Lucchese, che anche nei cambi la squadra, ora poi non so se sono scelte che hai fatto, magari quelli che hai messo dopo erano quelli invece più attesi, ecco, tante volte, ecco. Quindi anche a livello di qualità e quantità ne hai di giocatori? No, è un gruppo molto equilibrato, ecco, a livello di valori. Non ci sono assolutamente scelte che ho fatto fino adesso che significano che uno è titolare di serva, anzi li ho portati un po' tutti e sono contento anche delle risposte proprio di quelli che entrano dopo, ma veramente il gruppo è molto equilibrato e devo dire che tutti si meritano per adesso di giocare, poi magari i valori alla lunga verranno un po' più fuori, però non ho... sono contento. È giusto in questa fase della preparazione valutare tutto quello che hai, no? Assolutamente sì, anche perché i ragazzi comunque devono avere l'opportunità tutti di dimostrare, poi vedremo. Il problema è quando si devono fare le scelte, no? Sì, ragazzi è doloroso a volte dover lasciarli fuori, soprattutto quando qualcuno rimarrà in tribuna, però insomma... Perché quanti ne hai di rosa? Ad oggi siamo 25 con tre portieri, sì. Sì, ripeto, una rosa molto equilibrata, quindi non sarà facile fare le scelte. Però siamo qui per questo. Certo. Senti, ora c'è questa finale con il Pontedera, una partita oltretutto un derby provinciale che è sempre è sentito, forse più da Pontedera che da parte vostra. Ma anche da parte nostra, perché insomma è sempre una squadra. I ragazzi sono amici. I ragazzi sono amici che comunque. Qualcuno è ex, mi sembra di aver capito. Un paio di ex di là, sì. Uno o due di qua. Comunque è sempre una squadra con cui non è facile giocare. Li hai visti anche stasera? Li ho visti, li abbiamo già giocato in un altro torneo contro, però abbiamo affrontato l'anno scorso 4-5 volte, quindi no, è una bella partita, sono contento, ci fa piacere, e è sentita penso da loro quanto da noi, quindi sarà una partita tirata penso. Senza pronostico oppure? No, pronostico non lo faccio certo io, giusto che li facciate voi, ma insomma siamo all'inizio stagione, quindi penso che sia una partita veramente aperta a qualsiasi risultato. L'importante è che siamo altri due tempi da mettere nelle gambe, no? Come sotto ogni profilo. Sicuramente, perché noi abbiamo la partita domani, diciamo è l'ultima, poi faremo un'amichevole domenica e poi abbiamo il 25, no? Quindi siamo proprio in fondo alla fase, diciamo, di preparazione. Perfetto, allora l'appuntamento a mercoledì sera per vedere questa finale. Grazie.